In Sicilia i politici, vi ricorderete, di Gettonopoli si ricandidano ancora. Nello Trocchia con Marcello Brecciaroli. Sa Giuseppe, come sta? Sono Trocchia, la setta, la gabbia. Senta, ma lei addirittura si ripresenta candidato a sindaco dopo che è stato protagonista dello scandalo Gettonopoli? Protagonista no, mio malgrado ero con tra i 30 consiglieri, sì. Ero vicepresidente del consiglio. Appunto. Sì. 1133 volte le sedute di commissione. 1133 commissioni sono state. Per 285.000 euro di costo. Bergamo ne ha fatte 75 in un anno. E lei lo sa che avete fatto più di Bergamo con lei una lo sa che a Cireale ne ha fatte quasi 200. Ma che c'entra Cireale? Guardiamo Agrigento. Lei sta candidata da sindaco dopo una consigliatura nella quale lei ha accumulato gettoni e ha fatto parte di una consigliatura che si è segnata come Gettonopoli. Ciao. Lei si ripresenta, sorride, ma niente. No, assolutamente, non ho nulla da farmi perdere. Ad Agrigento l'ultimo consiglio comunale è stato travolto dal caso Gettonopoli. Nel 2014 le sei commissioni permanenti si sono riunite 1133 volte, 285.000 euro spesi in un solo anno. Per ogni presenza al consigliere un gettone di 50,34 euro per un tetto massimo di 1691 euro mensili. Una prassi che vedeva pochissime eccezioni. Tutto secondo legge, ma il caso sollevato aveva portato alle dimissioni dei consiglieri lo scorso febbraio. Oggi in 20 si ricandidano. Noi abbiamo chiuso i confini con Favara ad Aragona, che dopo 40 anni nessuna amministrazione era riuscita a chiudere. Noi li abbiamo chiusi. I confini. I confini con Favara, la revisione dei confini con Favara e Aragona, la mia commissione. Questa commissione è l'unica che non ha abusato dei gettoni. Allora, le posso assicurare, a febbraio, per ho dichiarato che lo facevo per il rispetto della manifestazione. Perché si ricandida? Per rispetto di quello che ho fatto io. Lei tra i consiglieri che sono stati travolti dal caso Gettonopoli. Mi spiego come fa a ricandidarsi? No, io non sono stato assolutamente travolto. Non è la sua una proposta di delibera. Si è riunita 167 volte in un sono anno. Sono stato quello che ha presentato una proposta di delibera, quella si è per ridurre l'IMU dal 6 al 4 per mille, che è stato aumentato, le sto che è stato aumentato si è dimesso da tutti quelli e che oggi, da tutti quelli, spinga, da tutti quelli che oggi, no, ma ho capito dell'IMU agricolo, io le sto chiedendo perché appoggiano gli altri. Io mi ricandido da consigliere comunale per scardinare questo sistema. Ho presentato una proposta di delibera per azzerare le commissioni. Allora perché andava allora è inutile che lei... Ma perché andava in commissione? Ma va a votare? Io, certo, che fa scherzo subito. Ma li rivota? Certo, sempre i stessi. E un po'. Tanto dice. Sempre i sono, sempre ci fanno mangiare, ci fanno lavorare, no? Avevo 7 anni che aspettavamo la concessione. 7 anni. 1133 riunioni di commissione. E si sono ripresentati. Esatto. L'anno scorso hanno speso 285. Ma secondo lei perché Agrigento è combinata così? Per gente così? Questa è la piscina comunale. Siamo a Villa Seta, una località di Agrigento. Questo è il citofono. La struttura è questa ed è chiusa dal luglio scorso. E qui c'è un altro immobile del comune ed è, doveva essere, la casa del custode. Anni a questa parte incompiute, strutture cadenti, a pezzi, nel degrado, abbandonate, e quelle che si mantengono meglio rimangono quelle sulla via sacra, cioè la Valle dei Templi, i templi che sono stati costruiti prima della nascita di Cristo. Pisano, lei si ricandida nuovamente al Consiglio Comunale, ma battuta solo. È stato coinvolto insieme agli altri nel caso Gettonopoli. Ma come fa a ricandidarsi? Allora, io mi ricandido perché nei 3 anni che sono stato consigliere comunale ho lavorato e ci sono gli atti che lo dimostrano. Terza commissione. Terza commissione.
Quante riunioni avete fatto in un anno? Noi abbiamo fatto le riunioni che sono giuste per poter lavorare. 225 riunioni di commissione in un anno. Quanto duravano le commissioni? Le mie commissioni duravano il tempo giusto, tipo un'ora, due ore, il tempo giusto che... Ma meno di un'ora duravano? No. Allora, il 1 aprile, il 2 aprile, il 3 aprile, il 4 aprile voi fate commissione. Il 4 aprile voi fate una riunione di commissioni di 35 minuti. E lei si becca 50 euro. Il 4 aprile fa una riunione di 45 minuti, 50 euro. Il 7 aprile fate una riunione di 30 minuti, 50 euro. Ma lei ha capito che 50 euro sono soldi pubblici? Lillo Firetto, candidato a sindaco sostenuto anche dal Partito Democratico. Sentite cosa dice sul caso Gettonopoli. È un fatto di malcostume. Bene. Che è perdurato per troppo tempo. L'ho denunziato dentro la mia attività amministrativa nella città della quale... Ma casualmente nelle sue liste ce ne sono 12. Beh, ma non se ne è accorto, l'hanno fatte di notte, come De Luca. No. Io li ho visti perfettamente. Le liste che la sostengono, in tutto hanno 12 consiglieri uscenti dal caso Gettonopoli. Mi ascolti. Sono troppi, caro Firetto. Non lo so perché sono troppi, perché io... A mio sostegno portano voti, dice. No, fermo. No. Perché io ho 7 liste, quindi proporzionalmente ne ho più degli altri. Penso che i processi sommari non li so fare io e non li faccio. Si cambiano, la gente se ha da rappresentare un proprio disappunto li bocci. Alla gabbia risulta che le posizioni di alcuni consiglieri di candidati sono al vaglio della procura di Agrigento in una inchiesta della Guardia di Finanza. L'altro candidato a sindaco forte è Silvio Alessi, anche lui usa parole dure contro Gettonopoli, ma sono 5 i consiglieri uscenti che si ricandidano nelle sue liste. Ma guardi, non li ho candidati solo io, le sono state candidate in tutte le liste che hanno partecipato a queste elezioni. Non c'erano altre persone ad Agrigento che si potevano candidare, cioè si dovevano candidare per forza quelle coinvolte in Gettonopoli, anche se non è un'inchiesta giudiziaria, parliamo di soldi pubblici. Benissimo, questo è un discorso che è giusto dal suo punto di vista, però voglio dire che come queste persone ancora non hanno subito nessun avviso di garanzia, non sono state in ogni caso... Manco indagate al momento, anche se c'è un'indagine della procura, ma la politica quando arriverà prima? L'ultima capoluogo di provincia per i servizi e qualità della vita però prima nel Magna Magna.